Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 24esima puntata in stagione di Sport Up. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata a Valentina Violini. Buonasera a tutti, volevo anche ricordare la nostra pagina Facebook Sport Up Rimini e il nostro numero WhatsApp 333-6094-299 curato dal nostro Matteo Zampini per comunicare via messaggio con noi. Che tra l'altro salutiamo. Ciao Matteo. Salutiamo. Ebbene, andiamo a presentare subito gli ospiti di questa serata. Li troviamo alla mia sinistra anche in questa seconda parte, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Invece lui lo ritroviamo da qualche mese oramai, ospite fisso anche o quasi di Sport Up, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Ringraziamo come sempre la società, l'ufficio stampa, Sergio Cingolani del Rimini Calcio, perché la presenza di questa sera è il portierone del Rimini, Francesco Scotti. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Francesco, grazie. Ciao. E infine ritroviamo anche lui, l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo. Ciao. Allora, adesso con te Valentina e con la sua del nostro Stefano Papini andiamo a vedere risultati e classifiche, perché questa sera come ormai la classifica del Rimini si fa sempre più bella. Prego. Ciao. Valentina. Allora. Fiorenzuola Castelvetro 1-1, Imolese Collegiana 4-1, Correggese Forlì 2-2, Mezzolara Lentigione 1-0, Sporting Trestina San Maurese 1-1, Aquila Montevarchi San Giovanese 0-0, Rimini Sasso Marconi 4-0, sottolineiamo, Pianese Tutto Cuoio 1-0, Romagna Cento Vigar Carpaneto 1-1, San Sepolcro Villa Biagio 1-2. Perfetto, andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Ci aiuta Stefano Papini, prego. Prende il volo il Rimini con 55 punti, Imolese, Villa Biagio, Fiorenzuola 46, Forlì 43, San Giovanese 40, Lentigione 38, Romagna Centro, Aquila Montevarchi 36, San Maurese 35, Pianese 32, Vigor Carpaneto 30, Sporting Trestina Sasso Marconi 27, Tutto Cuoio 26, Castelvetro 25, Correggese Mezzolara 23, San Sepolcro 22, Collegiana 21. Ebbene, sono arrivate 4 vittorie interne, una vittoria esterna e 5 pareggi, frutto di 24 gol, come non mai apprezzati quelli avvenuti nella gara tra Rimini e Sasso Marconi, terminata per 4-0. Prima di sentire i nostri ospiti, andiamo a vedere nel dettaglio tutti i gol della giornata. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Venticinquesima giornata di Serie D, girone D, 24 le reti messe a segno, frutto di 4 successi interni, una vittoria esterna e 5 pareggi, di cui uno solo a reti bianche, da segnalare la solita doppietta di titoli del Rimonese, 5 rigori assegnati, 2 nella stessa partita, tra Correggese e Forlì, con uno siglato e uno sbagliato da Mammetti, attaccante della Correggese. Tralasciando la gara dei Rimini, Rimonese strapazza a domicilio la Collegiana con una doppietta di titolo tra il 75esimo e l'88esimo e le reti di Crema e Borelli a inizio match. Falomi all'80esimo accorcia le distanze per la Collegiana. Finisce 0-0 il derby toscano tra Montevarchi e San Giovannese. Ottima la cornice di pubblico, la San Giovannese non riesce di riprenderci la rivincita rispetto alla gara d'andata. La nostra carrellata di gol inizia proprio dal match avvincente tra Correggese e Forlì. I padroni di casa vanno sul doppio vantaggio grazie allo stacco di testa imperioso di Esposito al minuto 16. Il raddoppio arriva dagli 11 metri per opera di Mammetti. Felici riapre i giochi per il Galletti al minuto 59, raccogliendo una ribattuta corta in area di rigore. Lo stesso Mammetti sbaglia il possibile penalty della vittoria calciando alto e gode 2-2. E a cura di Speziale che al volo da dentro l'area piccola batte l'estremo di casa. Si allontana dalla vetta anche il Fiorenzuola, condannato al pari interno con il Castelvetro, padroni di casa avanti con un delizioso pallonetto di Lobello. Nella ripresa Loco, lanciata a rete di prima intenzione, infila il pallone del pareggio nel set alla sinistra dell'estremo rossonero. Torna a sperare in mezzolara, gol partita direttamente a calcio piazzato, siglato da Menarini. Ottiene al fotofinish il successo la Pianese nel derby col Tutto Cuoio, al 90esimo cappone di testa regola l'avversario. Si annullano invece a vicenda Carpaneto e Romagna Centro, ospiti avanti col Barbac da dentro l'area di rigore, raccoglie la sfera indirizzandola nell'angolo basso, pari per il Romagna Centro che giunge direttamente dagli 11 metri ad opera dell'ex Rimini Cecconi. Col medesimo risultato arriva anche il pari per la San Maurese. La squadra di Protti, dopo aver subito l'annullamento del gol, passa con una carambola che sbatte prima sul palo e poi sul piede di Scarponi. In notizia di giornata quella inerente a un rigore contro e non a favore della
della San Maurese. Al 91esimo Ridolfi per il Trestina realizza un penalty molto contestato. Successo esterno per il Villabiaggio sul campo del San Sepolcro. La prima rete arriva per un'ingenua uscita del portiere di casa che permette a Curti di firmare il vantaggio, a doppio umbro, ad opera di Rondoni in chiusura di prima frazione. San Sepolcro che rientra in gara con Mortaro che segna il rigore del definitivo 1-2. In vetrina mettiamo il gran gol di Loco del Castelvetro, uno che fece impazzire la difesa del Rimini a Romeo Neri. Subito dietro mettiamo la punizione di Menarini del Mezzolara. Mentre dietro la lavagna inseriamo nell'ordine il rigore di Mammetti calciato malamente e l'errore, non il primo in questa stagione, del portiere David del Sansepolcro in occasione del vantaggio del Villabiaggio. Non era male. Allora, ci uniamo a questo messaggio che è subito arrivato in apertura di trasmissione. Finalmente una bella partita. Tra poco commenteremo per l'appunto quello che è successo ieri allo stadio Romeo Neri, ma prima volevo far intervenire da subito Francesco, vedendo la classifica, Papen, se ci puoi aiutare, alias Stefano Papini, 9 punti di vantaggio, iniziano ad essere un bel vantaggio. No, la classifica è una classifica importante, in pochi avrebbero scommesso che dopo 25 giornate Rimini si trova in questa posizione, penso. E secondo me questo è il frutto del lavoro, è il frutto di un gruppo che ha capito l'importanza della maglia, e sa rispettarla, sa sudarla, e alla fine questi sono i risultati. Tu, mi ricordo, inizio campionato avevi fatto un'intervista quando magari con Muceri non si giocava tanto bene, c'erano un po' di proteste da parte dei tifosi locali, però tu hai sempre sottolineato, e questa sera la classifica ti dà ragione, dell'importanza di una corazzata come l'Imolese. E infatti la sconfitta più brutta, la partita più brutta possiamo dire che è stata quella di Imola. Credi ancora che l'Imolese possa essere la vera antagonista di questo Rimini in questo campionato? Sì, secondo me sì. E il Fiorenzuola dopo la sconfitta contro di noi ha preso una mazzata, infatti se non sbaglio non hanno più vinto, sì. E il Villabiaggio alterna risultati, non è una squadra costante, e sicuramente l'Imolese è quella squadra che al completo mette in difficoltà tutti, perché comunque sia hanno perso punti nel momento che gli sono venuti a mancare i tre giocatori più importanti davanti, Belcastro, Ferretti, sì, e Titone, quindi ora sono ritornati tutti a disposizione, infatti hanno ricominciato a far gol, a far punti, quindi sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e dobbiamo aver paura solo di noi stessi, perché da perdere ora abbiamo solamente noi, no? Questo è vero, e ti dà questa risposta, mi piace molto. Però voglio fare un attimo un rewind. Quando c'è stato il cambiamento del tecnico, in quel momento lì, detto francamente, i tifosi qui ascoltano perché vogliono sentire sempre la verità, tu sei un personaggio molto apprezzato qui a Rimini e per il Rimini Calcio. Quanto hai creduto di poterlo ancora vincere questo campionato, vedendo che appunto si passava alla guida del nuovo tecnico che proveniva dalle giovanili, tra l'altro? No, io fin dall'inizio ho avuto questo pensiero, ho sempre pensato che questa squadra potesse dir la sua in questo campionato, e sinceramente non mi preoccupa la guida di questa squadra. Questa squadra è stata creata da uomini, da persone che sanno qual è il valore di questa maglia, e alla fine non conta chi allena, perché uno può avere un modo, una metodologia, uno un altro, ma alla fine è quello che hai dentro che fa la differenza. Voi siete una squadra molto unita, si vede anche nel gioco e nella costruzione. Sì, gioco, non gioco, giochi male, perché abbiamo anche giocato male, no? Però alla fine vinciamo, è quello che conta, no? Anche giocando male si ottiene il massimo di quello che ti mette in palio la... Sono d'accordo, delle volte arrivavano dei messaggi, ok vittoria ma il gioco è da migliorare, però c'è la vittoria.
E se c'è la vittoria, per carità, si può sempre migliorare il gioco, però c'è la vittoria e i punti ci sono. Certo, certo. E quindi... La ottieni, puoi passare un periodo, no? Così, certo, dove il gioco non è brillante, però alla fine è quello che hai dentro. E se dentro hai una responsabilità, hai un attaccamento alla maglia, alla città, ai tifosi, perché alla fine si è venuto a creare questo, no? C'è un legame, certo, con i tifosi fantastico, cioè la squadra è proprio legata al tifoso, alla maglia, e questo ti fa fare la differenza. Renzo, so che ti vuole fare una domanda, prego Renzo. Io voglio fare una domanda all'amico Scotti. Ho fatto domanda perché sono convintissimo che è un personaggio, però io voglio dire le cose come stanno. Io seguo molto la quarta serie e leggo anche i gironi. Il Rimini capolista di 9 gironi, però è quello che ha subito 24 gol. Una capolista 11, 12, 13, 24 sono troppi. Cosa è mancato a questa squadra? Oppure la difesa non era cambiata e si è vinto. 24 gol secondo me sono troppi per una capolista. C'è qualcosa che ha mancato a Rimini oppure che il campionato è scarso? No, secondo me... quello che è successo è che comunque sia c'erano nuovi giocatori, si dovevano conoscere, sicuramente abbiamo preso gol evitabili all'inizio perché comunque sia venivano presi su calcio piazzato, si marcava male, quindi c'era qualcosa da sistemare e ora... Non è un caso che comunque sia in 7-8 partite abbiamo preso solo 2 gol, quindi c'era qualcosa nell'organizzazione, nell'atteggiamento, nei nuovi arrivati comunque sia che dovevano conoscere chi già c'era, che doveva un po' trovare la matassa, diciamo. Bravissimo. Infatti lo dimostra che gli ultimi 8 partite, da quanto è arrivato il mister Righetti, avete subito soltanto 3 gol. Sì, 3 gol che potevano essere evitabili anche quelli, no? Perché comunque sì, abbiamo preso un gol con la Correggese su una spizzata sul primo palo, il gol col tutto cuoio, una ripartenza, e il gol col Forlì, che comunque sia una palla rimessa in mezzo. Questi 24 gol stonano un po'. Vabbè, però se arrivi a 24 gol alla fine del campionato... Va sempre bene, quando ti vince. Se su 38 partite ne subisci 24, significa che in altre 13 non ne prendi. Va bene anche per te, sei imbattuto. Fatto realizzato. E poi occorre dire, lui non lo dice, ma lo diciamo noi, che più volte l'abbiamo analizzato ai nostri servizi, parecchie volte ci ha messo lui i guantoni per evitare il peggio o il possibile colpo del KPO. E con il tutto cuoio un tiro purtroppo hanno fatto, è un gol come dicevi tu, ma ci sono state anche parecchie volte, soprattutto all'inizio, tante squadre che hanno tirato verso lo specchio della porta difeso da te, tu parecchie volte hai tolto le cosiddette castagne dal fuoco, quindi questo va dato atto a te e tutta la squadra. Va bene, adesso ti faccio un po' rifiatare perché poi ho altre 2 domande pronte per te, perché cosa andiamo a vedere? La sintesi tra Rimini contro Sasso Marconi. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Un anno fa di questi tempi Rimini e Sasso Marconi si davano battaglia per la vittoria del campionato, anche se di libero, tolta la parentesi di dicembre, i Rimini grossi rischi non li ha mai corsi. In maglia emiliana si presenta l'ex di turno Bacchiocchi, mentre in panchina siede Luigi Della Rocca, un passato in A col Bologna, ma anche in C, proprio a Rimini. Ma tra il vecchio e il nuovo c'è di mezzo la speranza, che si chiama Scott Allotti ed è coreanese. Il primo tentativo del match con la sfera che termina alta. La partita evidenzia fin dalle prime battute il predominio territoriale dei biancorossi, una netta supremazia che porta la battuta a Buonaventura, che spara al lato di poco. Lo stesso attaccante si ripete 120 secondi più tardi, duetta con Capelupo, tiro verso lo specchio della porta che Monari devia in corner.
dalla bandierina, assist di Capellupo per la testa di Brighi con difese Milano in affanno che si salva come può. Pericoli che scorrono velocemente perché Guglielmo ha questa volta in velocità a girarsi e a concludere chiamando nuovamente Monari alla deviazione in corner. Mentre il pubblico del Niri si scalda perché l'arbitro non fa entrare Montanari fuori da campo per una medicazione, Guglielmo sfiora di nuovo in vantaggio ma il suo duello con il portiere Monari frutta di nuovo un corner. Ma prova e riprova, a 37esimo il Rimini passa. Bellissima azione in velocità innescata da Brighi che va per vie centrali e serve Cicarevic, tocco per Buonaventura, triangolo con Arlotti che dal limite dell'area trova l'angolino alla destra del portiere Monari. Purtroppo però nell'esultanza il baby si toglie la maglia a scacchi e viene ammonito. Ma poco importa, via al festival del gol e abbraccio meritato con la curva per quel feeling nato a San Pietro in Bagno più di un anno e mezzo fa. Il monologo biancorosso prosegue con Capellupo, il cui tiro da posizione defilata sulla sinistra provoca l'intervento di Monari che blocca in presa alta. Pallone al centrocampo, recupero puntuale degli uomini di Righetti che mettono nella condizione di arrivare a tiro anche Viti. Monari è graziato dall'esterno biancorosso ma non dal centrocampista Capellupo che un giro di lancetto dopo richiama nuovamente l'estremo ospite alla massima attenzione con conseguente rifugio in corner. Dalla bandierina altra grazia ricevuta, questa volta da un palo di testa colpito da Andrea Brighi. Sasso che vorrebbe rientrare negli spogliatoi ma Capellupo mette in mezzo per Petti che clamorosamente in qualche modo evita il gol del raddoppio anziché insaccare quello della sicurezza. Nella ripresa assistiamo a Rimini che non perde né foga né voglia, attacchi continui, al secondo scambio Buonaventura a Guglielmo con tiro di quest'ultimo dal limite. A portiere battuto la sfera esce di pochissimo al lato. Capellupo, osannato dai nuovi tifosi, su assist di Arlotti, centra la traversa, sarebbe stato il primo meritato per la prestazione fornita. Sussulto nell'altra area di rigore ad opera del Sasso Marconi con un contropiede che mette Barranca davanti a Scotti. Bravo il portiere biancorosso a chiudere lo specchio e a deviare la sfera, poi la difesa libera definitivamente. È solo un lampo perché all'11esimo arriva il raddoppio locale, primo gol in maglia biancorossa per Romagnoli, alla terza presenza. Capellupo pennella da corner, il difensore biancorosso irrompe in area firmando il meritato 2-0. L'ex Siena bagna così una prestazione da incorniciare. Al 24esimo Rimini ancora vicino al gol con il colpo di testa di Petti sul corner di Capelluto, il nono della gara per i biancorossi, la palla esce di un nulla. Al 32esimo però arriva il triste del Rimini, dal corner di Capellupo arriva il colpo di testa di Traini, il portiere Emiliano beffato anche dal tocco del compagno Bacchiocchi non può far altro che raccogliere la sfera nella sua porta, 3-0, e Marconi pensa che per quest'oggi può bastare, ma invece al 39esimo Buonaventura firma il poker, servito sulla sinistra da Petti trova il diagonale giusto che finisce alle spalle di Monari, la sua esultanza sotto la curva est gli costa il giallo, ma poco conta. Rimini dà applausi e Righetti, come anticipato nel servizio domenica scorsa, dopo meno di due mesi inizia a raccogliere i semi del bel gioco. Rimini cinico, fortunato in precedenza ma spettacolare nella ripresa a Forlì e quest'oggi in campo col Sasso Marconi. Tutte le lancette girano in favore dell'ora X che questa volta prende il nome come non mai di avvicinamento alla promozione. Lancetta piccola equivale a bianco e quella più lunga al rosso, campionato che si tinge sempre di più dei colori dei possibili campioni. Lo so che mi ami, tu fra un po' dovrai togliere la bandiera del Bellaria e mettere quella del Rimini, ma stasera Francesco farà questo miracolo per te, non ti preoccupare. Basta. Massimo, una valutazione sulla partita di ieri? Beh, è chiaro che il Rimini era superiore in tutte le sue parti del campo. Una squadra avversaria quasi inesistente, due passaggi di fila non si sono contati, quindi è chiaro che Rimini poteva fare suo risultato in qualsiasi momento. C'è una traversa, quindi già. È stato molto bravo il ragazzino in porto, il 98, che ha deviato in diversi tiri tutte le palle che comunque si erano indirizzate verso la porta, ne sono scattate degli angoli, negli angoli c'erano poi tutte le possibilità per gli attaccanti del Rimini di andare a concludere a rete, per cui non è sicuramente un Rimini questo che è una buona sgambata, diciamo così, un buon allenamento, però è un Rimini che deve dare il meglio di sé forse in altre situazioni. È vero che non gioca benissimo dietro, perché comunque giochi a tre e quindi è più facile buttare la palla avanti scavalcando il centrocampo, però davanti hanno delle buone trame e sicuramente hanno buone soluzioni davanti. Ecco dietro magari... Prima si parlava di come mai si prendevano 24 gol all'inizio del campionato, forse era questo il problema, che anche qualche ripartenza la subiva. Mi viene da dire anche,
ieri Scotti ha tentato di mettersi un po' in difficoltà da solo, visto che qua glielo dico direttamente, ma forse era un po' preso anche dalla luce del sole, un po'. No, secondo me sì. Hanno avuto una titubanza, però voglio dire, è sicuramente una squadra, Rimini, che anche per fatti fortunosi sicuramente si avvia a quello che può essere la conquista del campionato, ma ritorno a dire anche quello che ha detto Scotti, insomma, quella più pericolosa è l'Imolese. Quindi siamo d'accordo. Vorrei interpellare sia Giacomo che Renzo, inizio da Giacomo. Ti ha convinto il gioco di... Parlami anche tu del Rimini, ti ha convinto il gioco? La pensi come Massimo? Allora, sicuramente da quando siete sulla panchina Mister Righetti si è aggiustato alcuni fattori. Abbiamo già detto più in occasione adesso che è migliorata anche la difesa. Per quello che riguarda la partita di ieri, io penso che l'analisi di Massimo sia completa e dall'immagine che si è vista non c'è stata proprio storia, non c'è stata proprio partita. Per quello che riguarda il resto, io dico che in questo momento l'arrivo anche di Capelluppo ha colmato forse l'unica pecca che c'era ancora in questa squadra. Infatti ieri è stata per me determinante la sua prestazione, anche perché in quasi tutte le azioni da gol, quasi tutte le azioni importanti c'è Capelluppo, quindi ha colmato veramente il vuoto che in quel momento c'era per questa squadra. Renzo, tu ti sei divertito? Ti è piaciuta la squadra? Aspetta, fermati un attimo. Leggi bene questo messaggio, perché secondo me va letto così come okay. L'hanno mandato. Prego, ti do l'autorizzazione. Mettiamo subito un po' di pepe. Molti si chiedono come mai Scotti sta sempre molto alto. È una questione tattica? Il maestro Renzo cosa ne pensa? Ti rivolgo la domanda. Ne parlavamo proprio io lui. Adesso? Proprio adesso. Mentre mangiavate la pizza. Mentre mangiavate la pizza, te l'ho offerta la pizza. Probabilmente. Questo gol subito così, probabilmente il caso Montanari, quanto lui ha dato la palla così, che dopo magari Variore e Brighe non sono capiti, e poi alla fine è venuto questo gol talmente stupido che veramente alla fine, che io dalla tribuna probabilmente avrei fatto un 30. Forse più lui un 40, perché quella palla uno come Scotti la deve lanciare a metà campo. Ecco, però ci sta. Però certo. Scotti è sempre il numero uno, nulla da dire. Quindi ti sei divertito, ti è piaciuto il gioco del Rimini di ieri? Ma direi sì, in parte. No, ieri non ti sei divertito. Mi sono divertito perché 4 gol in un campo di calcio. Ci siamo divertiti. Si vedono ben pochi, però onestamente ancora il gioco è lontano. Anche se l'amico, l'ultimo arrivato, ha dato degli sprazzi. Capelluppo. Ecco, ha dato degli sprazzi, ci ha messo sempre il piede, però interessante. Onestamente si è vista una presa diversa dalle altre volte, però ancora a centrocampo qualcosa manca. Ieri c'è Karevic, forse, non dico, una delle sue peggiori partite, visto da certo. Me, ieri in tribuna. Però onestamente avevamo di fronte, come ha detto l'amico Zanini, un Sasso Marconi forse privi di 3 giocatori importanti, ma questo non lo toglie. Ieri Rimini ha meritato di vincere, però la mia passione e il mio futuro è pensare se Rimini è pronto per la Serie C. All'amico Scotti, questa è una squadra pronta per la Serie C? Ah, è solo il campo che può parlare. In questo momento dice che siamo la squadra da battere e dobbiamo continuare a dimostrarlo in campo. Allora, facciamo così, tu prima dicevi appunto le valutazioni di alcuni personaggi, ci ha aiutato Riccardo Giannini, perché come sai Riccardo collabora anche con noi. Valentina. Infatti andiamo a vedere le valutazioni attraverso le nostre pagelle. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Scotti 6,5 si guadagna il gettone con una splendida parata sull'unico tiro pericoloso del Sasso Marconi, quando il risultato era ancora in bilico. Romagnoli 7 fa ottima guardia in difesa e rompe nell'area avversaria nel momento giusto, segnando il gol del raddoppio del Rimini. Esce per infortunio. Variola 6,5 prende il possesso del centrocampo con una certa autorità, contribuendo ad annullare le velleità di rimonta degli emiliani.
Brighi 7, oltre a fare buona guardia in difesa, fa partire l'azione del primo gol e cerca gloria in attacco, colpendo un palo. Petti 6,5, prova senza sbavature e l'assist per il poker di Buonaventura. Viti 6, meno brillante del solito, sulla fascia, ha comunque l'occasione per segnare, ma il tiro non ha il giro giusto. Montanari 6,5, lotta con la solita forza e impegno a centrocampo, con Capellupo forma la migliore coppia di centrocampisti biancorossi. Vesi 6, al debutto stagionale, non ha particolare lavoro da sbrigare, ma è già importante vederlo in campo dopo l'infortunio. Capellupo 7,5, tutto bene, peccato per il tiro da buona posizione che colpisce la traversa. Batte 11 corner, uno diventa l'assist per il gol di Romagnoli, gli altri rendono sempre difficile la vita alla difesa emiliana. Il merito più grande sono però le geometrie a centrocampo. Righini senza voto, ormai declassato a riserva, comunque al servizio della squadra per l'ultimo quarto d'ora. Guglielmo 6,5, croce delizia della gara, fa matire i diretti rivali ma non raccoglie quanto seminato. Cicarevic 6, non è la sua miglior giornata, sbaglia degli stop inconsueti per un giocatore della sua levatura tecnica, entra però nell'azione del primo gol biancorosso. Traini 6, entra e dopo un minuto provoca l'autogol di Bacchiocchi. Arlotti 7,5, grande corsa, impegno e molta più concretezza del solito. Il Sasso Marconi gli porta bene, dopo il gol della scorsa stagione segna anche quest'anno, indirizzando la gara nei binari giusti. Pasquini 6, non ha problemi ad inserirsi con la squadra già ampiamente in controllo. Buonaventura 7, il 12° gol in stagione e il sigillo su una gara fatta di corsa, tenacia e contraddistinta da un'ottima visione tattica. L'allenatore Righetti 7, mette in campo una squadra equilibrata ed è riuscito a inculcare ai suoi una mentalità vincente e offensiva fin dai primi minuti di gioco. E ringraziamo come sempre Riccardo Giannini, prima ma per forza abbiamo corso un po' tra calcio di rigore e sportato, mi sono dimenticato di salutare l'amico Emanuele Pironi, ti riabbracceremo lunedì prossimo. Mi hanno chiesto se sei con Belen. non glielo dire, non glielo dire più. Di Belen. Siamo diventati il suo incubo per questo, lo riabbracceremo lunedì prossimo. Ciao Emanuele, spero che ti stai godendo la puntata da casa. C'è un particolare, tu tutte le volte che vieni qui Rimini vince sempre 4-5-0, hai notato la maglia del Sasso Marconi? No, non l'ho notato. Hai i colori ufficiali della tua squadra del cuore, evitiamo di dire quale, il Bellagna. Sono vestita. Allora, ieri Eugenio Angeli è stato molto bravo, gli avevo detto di no, però le ha fatte le stesse. Andiamo a vedere proprio un minuto di intervista relativa agli allenatori e poi un minuto di intervista relativa ai giocatori. Partiamo dalla prima intervista. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ma secondo me oggi abbiamo fatto una bella partita, bisogna essere contenti, siamo sulla strada giusta, abbiamo creato tanto, a parte aver fatto i gol abbiamo concesso. Oggi sono veramente contento, ecco. Anche se abbiamo fatto un quarto d'ora nel mezzo del primo tempo dove la palla girava molto lentamente e davamo possibilità a loro di organizzarsi molto facilmente. Però sono molto contento, ecco. Ma io non so cosa fanno le altre, non mi interessa. Quando diciamo noi, le altre possono fare quello che vogliono, quindi è quando non vinci che devi guardare cosa fanno le altre. Quello è. Però la squadra sta bene fisicamente, sta bene adesso mentalmente. Secondo me la partita di Forlì ha dato una consapevolezza ancora più forte alla squadra nella testa. Perché essere andati a Forlì, avercela giocata a primo tempo alla pari, un po' meglio loro per le occasioni, ma secondo me come gioco hanno fatto meglio nel secondo tempo, li abbiamo ammazzati, anche se il loro allenatore diceva il contrario. Però ha dato una consapevolezza alla squadra di quello che è il loro potenziale. Quindi guardiamo in avanti, se godiamoci sta vittoria, stasera ci sta un po' meglio, è passata una partita in più. L'importante è arrivare alla fine che abbiamo ottenuto quello che la squadra e la città merita. Siamo venuti qua per provare a giocarsela fino in fondo e sperare di portare via qualcosina, però è chiaro che la differenza oggi si è un po' vista, ecco. Soprattutto perché non avevo centimetri, non avevo chili, secondo me, per affrontare questo Rimini. Oggi erano un po' più forti di noi, no? Ci hai visto bene in campo. Peccato perché la mia squadra sta facendo bene, come diceva lei. Ha preso solo un gol in 4-5 partite, quindi siamo abbastanza equilibrati da quando abbiamo cambiato modulo, abbiamo preso qualche giocatore nel mercato, però con le nostre possibilità, cioè, quindi facciamo quello che possiamo, siamo consapevoli che sarà dura fino in fondo, ma ce la giocheremo fino in fondo, questo sicuro. Spero che l'augurio del mister ci porti bene, insomma, ecco. E io il contraccambio spero che finisca come siete adesso, insomma.
parli di gol presi, ma tu ne hai presi 83 fino adesso. Il campionato non è finito per te. Quindi meglio che stai zitto, fidati, fidati. Vieni. Allora, tra poco andiamo a vedere le interviste dei giocatori, ma prima ricordo, anche seconda parte, faremo un focus legato alla situazione critica del calcio nostrano, un servizio inerente al confronto di mercato tra quello del Sant'Arcangelo e quello del Rimini per quanto riguarda il mercato invernale, poi la presentazione della prossima avversaria del Rimini, la San Giovannese. Ma prima cosa andiamo a vedere? Le interviste ai giocatori. Aspettavo questo momento da tanto tempo. E ho passato dei mesi non facili, non soltanto per l'infortunio, per il dolore proprio fisico, ma perché stare lontano dai campi e stare lontano dai miei compagni, per chi vive in una squadra, non è mai semplice. Sono contentissimo perché è la mia prima partita in questo stadio davanti a questa gente. E poi con il risultato, come è andata la partita, come sta andando il campionato, tutto quanto, non potevo chiedere veramente di meglio. Ah, sì, è stata una bella partita, siamo stati rispetto alle altre volte bravi nel chiuderla comunque a inizio secondo tempo, perché di solito magari le occasioni che creiamo non finalizziamo, però oggi siamo stati bravi e abbiamo concluso la partita nel migliore dei modi, quindi siamo molto contenti. Loro poi arrivano da un periodo molto buono, che non prendevano gol da tanto. E sì, sono riuscito a sbloccarla, sono stato anche un po' fortunato, dopo la partita si è messa in discesa e ci hanno pensato gli altri miei compagni, quindi è stato, non possiamo dire che non la guardiamo perché comunque l'occhio ce lo buttiamo sempre, però siamo altrettanto contenti dei risultati che arrivano dagli altri campi, perché allungare ogni partita un punto, due punti per noi è fondamentale, e se continuiamo così che riusciamo a portare a casa al massimo bottino di punti ogni partita, per le altre squadre sarà molto difficile. L'altra sera abbiamo scoperto il procuratore di Capelupo, che è Renzo Baldisseri. Due giovani bellariesi che stanno criticando un po' queste ammonizioni. Perché? Iniziamo da te. No, sinceramente sono due ammonizioni, quella di Arlotti e Bonaventura, che possono essere evitate, anzi devono essere evitate. Cioè, esultare togliendosi la maglia, cioè prendi l'ammonizione che può pesare. Massimo, tu da allenatore saresti arrabbiato a posto i Righetti? Molto di più. Molto. Ritengo che la maglia va indossata sempre fino alla fine, soprattutto anche se fai gol, insomma, sbatterla un po' a terra o lanciarla, o che non mi piace. Magari se la sventolava era qualcosa di diverso. Sbatterla a terra non mi piace. Valentino. Ora ci fermiamo qualche minuto dando la linea alla pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia.
vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia tetralavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e sette cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ecco, lei fa i selfie nel no, in realtà riprendevo il nostro amico che Tiziano Crudele, Tiziano Crudele, Tiziano Crudele. Lo so, il nostro amico Milani, non posso far vedere i calzini, stasera che c'ho i calzini del Milan. No, allora, Bellaria e Rimini, stasera ti stai divertendo, spero, no? Sì, sì. Io sabato fa No, sei contento? Ok. Allora, io direi, andiamo a vedere il prossimo servizio. Presentalo tu, Valentina, così dopo interpelliamo subito il nostro Massimo. Prego. Il focus di questa sera è legato alla situazione critica del calcio, non stanno con le... abbiamo le parole del nostro Damiano Tomasi. Il mondo dilettante, l'ha detto bene prima Umberto, il problema non è il vincolo sportivo, il problema non è i premi di preparazione, i problemi non sono l'obbligatorietà o altre norme. Il problema sono i giovani che smettono di giocare, le società che si devono fondere, i genitori che devono pagare perché i loro figli giochino, sono gli allenatori dilettanti che fanno la partita sul giovane della squadra avversaria, sono i giovani che escono dall'età obbligatoria e smettono di giocare, sono le realtà territoriali che poi non vengono rappresentate, sono i tanti giovani che si dirigono verso gli enti di promozione, giocano a calcio, anche quello è calcio, non c'è solo la FIGC, ma noi come federazione dobbiamo porci questa questione. Cos'è? Cos'è che muove questo mondo dilettante e qual è la sua finalità? Questo dobbiamo chiedercelo e ce lo chiederemo, la federazione dovrà chiederselo. Le seconde squadre è un progetto tecnico, è un progetto sportivo. Italia-Svezia Under 19 abbiamo perso 2-0, ma non abbiamo perso 2-0, abbiamo perso 230-28, che sono le presenze dei ragazzi spagnoli nel professionismo rispetto alle nostre.
i nostri ragazzi dell'Under 19 avevano zero presenze in Lega Pro. Ripeto, gli spagnoli Under 19, 230 partite nei professionisti. Significa che non so se sono più bravi, di sicuro sono più avanti nella formazione. Le seconde squadre vogliono essere questo, le seconde squadre inserite in un campionato di Lega Pro vuol dire che le risorse si ridistribuiranno in meno squadre, vuol dire aumentare la contribuzione alle singole squadre. Umberto ha accennato l'altro aspetto che riguarda la riduzione dell'area professionistica, che è la riduzione del numero delle squadre. Ho detto delle seconde squadre, io adesso non voglio fare un torto a nessuno, ma Renate Gubbio ha significato per il Gubbio 75 euro di incasso. Le seconde squadre hanno anche questo finalità, di aumentare gli introiti della categoria, di aumentare la PIL, di aumentare quel mercato dei giovani che oggi nessuna squadra importante di Serie A andrà a pescare in Lega Pro. Domani sarà costretta a pescare in Lega Pro se vuole fare una seconda squadra competitiva. Le seconde squadre ci permetteranno di mettere il limite d'età, ci permetteranno di mettere il limite dei selezionabili, ci permetterà di dare alle squadre impegnate in Europa un bacino di ragazzi pronti per intervenire. In questo momento della stagione gli infortuni condizionano il campionato. Le seconde squadre permetteranno questo. Le regole dell'accesso, quello che diceva Umberto, sono quelle. L'anno scorso il Lumezzane, faccio nomi e cognomi, il Lumezzane è retrocesso per un punto, la Maceratese gli ha rubato 4 punti in campionato, non si è iscritta, il Lumezzane non è in Lega Pro. Non va bene, perché se il Lumezzane è un imprenditore serio va via dal nostro mondo. Perché non può essere così, che si inizia il campionato e il Modena non lo finisce. E i primi a non volerlo sono i calciatori che vanno in campo. Ma parlo oggi da candidato presidente, la federazione non se lo può permettere, quindi va bene se sono di meno, ma devono essere sane, più sane sono, più imprenditori sani attiriamo. Più sani sono e più imprenditori sani attiriamo. Questo è un discorso bellissimo fatto da Damiano Tommasi, ovviamente ascoltando anche quello che avete detto da gennaio in poi, fino ad arrivare appunto a questa sera, tra te, Renzo, approfittando anche di te che sei un allenatore, ho ritrovato consono inserire questo servizio dentro SportUp. Allora, siamo d'accordo su tutte, sono cose che tu hai ribadito, questi concetti anche nelle scorse puntate, proprio quando sei stato ospite qui da noi. Mi spieghi un po' anche la questione delle seconde squadre, perché lui diceva, faceva riferimento al Modena, si è iscritto, non si sa perché l'hanno permesso di iscriverlo, in Vicenza sta andando avanti, non si sa fino a quando, ci sono delle squadre che tra l'altro hanno preso dei punti perché non hanno adempito i pagamenti verso i propri tesserati. Com'è possibile tutto questo in ottica anche futura, perché adesso tocchiamo ferro, penso anche a Rimini che l'anno prossimo potrebbe, siamo sempre condizionale, acquisire il titolo per andare appunto in Lega Pro, in Serie C. Dunque, allora, intanto quello che dice Tommasi, io lo dissi un po' di tempo fa qua, dove dice che insomma certe situazioni non erano più accettabili. Investimenti, lo sappiamo bene, lo vediamo anche qui attorno alla Romagna, insomma, nel settore giovanile se ne investono sempre qualcosina in meno. Ci sono delle piccole realtà dove ancora c'è del sociale, e questo sociale cresce tantissimo più del professionismo, quindi è lì che vanno forse coltivato meglio i giocatori, dove ancora i ragazzini si possono prendere sott'occhio e portarli veramente in grandi realtà e fargli vedere un attimino quelli che sono i veri palcoscenici e non i teatrini. Perfetto, tra poco voglio sentire Renzo, Francesco e Giacomo, ma andiamo a lanciare prima il prossimo servizio. Prego Valentina. Movimenti di mercato del Rimini confrontati con quelli del Sant'Arcangelo. Tra una smentita e l'altra sentiamo le voci di corridoio. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57.
Protino, Mingucci, Dormi, Di Stefano sono i giocatori che hanno lasciato la maglia biancorossa nel mercato invernale. Alta Rimini aveva pronosticato la loro partenza il 24 ottobre scorso, al di là delle corrette e legittime smentite di rito del DS Pietro Tamai, come doveroso che sia quando c'è da tutelare un asset della società, che è rappresentato appunto dal valore economico della rosa. I giochino su acquisti e cessioni non aveva alla base soffiate, ma semplicemente ponderate valutazioni. Nella giornata di venerdì 2 febbraio Dormi è stato l'ultimo a lasciare Rimini, ottenuta la rescissione del contratto ad opera della società. Ad ottobre Altarimini aveva ipotizzato tre acquisti: un vice Arlotti che si è rivelato Tom T, un difensore romagnoli, un regista, in quest'ultimo caso il Rimini non ha preso un under ma un over Capellupo, che non è un'alternativa a Righini ma è un vero e proprio titolare. A loro si è aggiunto Traini, che possiamo ritenere un regalo importante dei patron grassi ai tifosi del Rimini. Entrate e uscite sono terminate, ora il Rimini è concentratissimo sull'obiettivo vittoria del campionato. Venerdì 2 febbraio, perso Dormi da una parte, il Sant'Arcangelo Calcio ha invece ufficializzato l'ingaggio di Claudio Crespini come nuovo responsabile dell'area tecnica e scouting. Crespini sarà presentato questa settimana assieme ai giocatori arrivati nel mercato invernale. Il Sant'Arcangelo non ha concluso con l'attesa ciliegina sulla torta, sfumato all'arrivo della mezzala foglia trattenuto dall'Arezzo, ma ha rinforzato notevolmente il suo organico come vice Bastianoni e è arrivato il 21enne portiere scolacesino Alberto Iglio. Difesa notevolmente rinforzata dall'ex lucchese Marco Maini, dal croato Zoran Lesiak. A centrocampo la società clementina ha innestato qualità con l'esterno offensivo Spoliaric, autore dei gol tre punti con l'Albino Leffe. In più ha aggiunto la mezzala Gabor Veg e il portoghese Sandro Semedo, esterno mancino impiegato a cavasina a destra nel tridente offensivo. In attacco il talento croato Tomislav Sterkali, forse prevenuto anche Brighi, sarebbe stato in tutti i sensi sicuramente un mercato a top 10 vista l'attuale classifica dei clementini in Serie C. In settimana qualche tifoso chiedeva se nel nuovo organigramma di Grassi, in vista della Serie C, ci potrebbe essere spazio anche per Roberto Broli. Diciamo che due politici sono come due galli nello stesso pollaio, non andrebbero certamente d'accordo. Rescissione in corso e via, hanno una nuova vita, almeno fino a maggio, ognuno per i fatti propri. Valentina. Renzo, due galli nel pollaio non possono stare. E tu cosa ne pensi, visto che conosci entrambi? Ma io direi che è difficile valutare... Il caso Broli o il caso Grassi, sono due personaggi che secondo me sono entrambi diversi. È chiaro che Broli in questi anni a Sant'Arcangelo ha fatto molto, ha lavorato, ha avuto tante soddisfazioni, però ha capito che a un certo punto doveva lasciare. E tutta questa cordata, come ho detto alcune serate fa in questa emittente televisiva, che alla fine non ha vinto il Sant'Arcangelo ma ha vinto Broli. Tutto sommato. Chiaro che Grassi deve pensare al futuro. Grassi è un personaggio che è uno che è difficile comprenderlo. Io ancora sono un amico e ancora non riesco a capirlo. Per andare in C bisogna mettere soprattutto una mano al cuore e una mano al portafoglio, altrimenti dipende la C con quale idea la vuoi fare. Andare in C per poi retrocedere è meglio che stiamo qui. Il Rimini da anni che sta soffrendo questi alti bassi. Vogliamo una C, noi vogliamo rimanere e cavarci qualche soddisfazione. È difficile a dirlo. Buoni. È difficile a dirlo. Però onestamente... Ho fatto le corna perché abbi pazienza, ma gli ultimi anni tra Amati, De Meis, spero che Grassi veramente... Ecco, ecco. Se dovessimo andare, le faccio in diretta le cose, se dovessimo andare in Serie C, vincere sto campionato e mi tocco anche, spero che finalmente ci sia ecco, una stabilità. Ci sia una continuità, capita, una continuità ecco, nel gioco, perché anche ieri i 3.000 tifosi a Romeo Neri vogliono questo Rimini in C. Speriamo, però ho i dubbi, sì. Se Grassi c'è l'aiuto di qualcuno, ho pienamente fiducia. Sì. Se adesso rimanere solo, i dubbi ce li ho. Deve crescere molto secondo me anche, perché bisogna fare... Aspetta, facciamo un'informazione completa, perché tu dici le cose giuste, ma non è solamente la mano al portafoglio o al cuore. Serve anche che la società cresca a livello di professionalità. Pietro sta facendo un ottimo lavoro, però non ha mai condotto una squadra, ha fatto un mercato per una squadra di Serie C. Stessa cosa Righetti. Adesso voglio fare con te anche il gioco dell'attore, perché volevo farti proprio una domanda inerente anche agli over e teniamo fuori ovviamente Francesco che gli riservo delle domande per il finale, però prima scusami, certo. Vai con i messaggi che sono arrivati un po' no, di messaggi. No, è arrivato questo messaggio, vediamo cosa ne pensate voi. Allora, quelle delle seconde squadre è una cavolata assurda, il problema è creare strutture, stadi, attirare sponsor nelle leghe minori, le seconde squadre sono un vantaggio solo per le big. Il problema sono gli under e la regola sugli under. In Inghilterra nelle prime quattro serie c'erano 92 squadre e da noi sono almeno il doppio delle squadre.
È vero quello che dici. Io voglio dire una cosa, e Scotty è un ragazzo intelligentissimo e capisce queste cose. Gli under è quelli che fanno la differenza. Sì. Ogni squadra, tante volte, come Rimini, Giro di Rimini, è di 20 squadre. Sì. Ogni società ha 8-9 giocatori under. Sì. 9 per 20 fa 180. Di questi 180, caro Scotty, ne perdiamo 175. 179 pure. Bravo, bravo. Finalmente ho trovato uno che l'ha preso come me. Bra. Allora ti faccio io una domanda. Che capiamo che due... Allora perché non o no? Finito, scusate, finito il loro ciclo, ritornano in prima, in seconda categoria, oppure vanno a lavorare alla Conad, alla Coop, non lo so, faccio per dire una battuta. Però onestamente, perché sono sempre d'accordo che i giovani, gli allenatori se sono bravi li fanno comunque giocare. Tutto qua. Io voglio avere un commento da Francesco. Un giovane come Scott Allotti penso che si stia mettendo in vetrina e per la Serie C sia sicuramente affidabile. Lui ci vuole coraggio anche per lanciare i giovani, perché no, Rimini può partire direttamente a Scott Allotti. Sì, sì, assolutamente. Secondo me Scott sta crescendo di giorno in giorno, lo sta dimostrando in mezzo al campo. La società ci punta molto e sicuramente se tutto andrà per il meglio Scott farà parte del progetto di del futuro, sì, speriamo, perché comunque sia è giusto che la società ci punti sopra, a meno che una società più importante non voglia investire su Scott sul cartellino, quello cioè, so vuol poi dire che ci ha visto bene, però i giovani sono bravi, però anche quest'anno Rimini alcuni giovani sono impartiti come De Stefano, Dormi, cosa manca? Questo è lo sbaglio di chi? Del tutto sportivo, della società, del mister, che questi giovani a Rimini non hanno avuto lo spazio e purtroppo sono però messo. Quando ti ho detto che la società deve crescere in professionalità, io ti ho fatto vedere apposta il servizio di Alta Rimini, tra l'altro curato dal nostro Riccardo Giannini, che la società in quel momento lì, quando noi abbiamo fatto semplicemente i giornalisti valutazione di mercato dicendo già a ottobre che Dormi Di Stefano sarebbero andati via, c'è stato lo stesso giorno il comunicato per screditare l'articolo. Non è stato secondo me un bel gesto, è lì che deve crescere secondo me a livello di professionalità la società calcio come Rimini FC, a prescindere che ci sia Giorgio al comando, io lo chiamo Giorgio in maniera affettuosa, che ci sia Tamayo o altro. Questo è l'unico secondo me errore che c'è ancora. Chiaramente l'esperienza insegna, però adesso tu stai facendo troppe carezze stasera a Francesco Scotti, mi sto preoccupando, voglio il gioco della torre. Scotti è uno che l'ha presa come me, ma Francesco io ho detto 180, lui ha detto 179, ha ragione, però adesso facciamo il gioco della torre, perché fra poco io ti metto a confronto, tu c'è Francesco vicino, porca miseria, io non lo sapevo venerdì quando ho fatto il gioco e quindi mi cogli impreparato. Iniziamo dal Pini, tu hai la domanda più scomoda perché stasera, tra l'altro salutiamo Emanuele Pironi che ci ha scritto adesso in diretta. Altro che non è con Belen. Era una domanda per Emanuele, però tu ti devi sostituire Emanuele, devi far finta di essere tifoso del Rimini, anzi se non lo sei ti meno subito, quindi non sei tifoso del Bellaria. Stefano, partiamo con il primo fotogramma del gioco della torre, Alpini, andiamo a vedere, ecco, allora, tu sei in questo caso stasera Pironi, chi ti ha deluso di più, chi tiri su con te alla torre e chi butti giù dalla torre? Bella domanda, molto difficile. Sei un tifoso del Rimini in questo momento. Non sei un... Essendo un tifoso del Rimini sono ancora arrabbiato di quello che è successo ultimamente, quindi dico di me. Francesco, l'impegno che devo andare via. Io infatti non ti voglio interpellare qui. Renzo, andiamo su Baldisserri, Papini, dalla regia. Andiamo a vedere... Sono tutti tesi, li vedi? Me li stai... Sono test importanti. Guarda Francesco, per quello che io venerdì non sapevo, stamattina me l'ha comunicato Sergio che ci saresti stato tu, però non l'ho voluto cambiare. Allora, siccome qui questa sera con Massimo abbiamo parlato appositamente dei giovani, si fa una squadra, tocchiamo ferro, lo dico sempre, per i tifosi a casa più scaramantici, che si va in Serie C, tu devi scegliere un over. Chi tieni, Scotti o Bonaventura? In questo caso un portiere che ti può dare 6 punti o un attaccante che ti può fare 15 gol al campionato? Io direi che da Scotti viene dalla Serie C, Bonaventura non ha mai fatto, perlomeno non mi ricordo. Io dico Scotti. Possiamo dire allora che tu da stasera sei innamorato di Francesco Scotti? Ma io non sono innamorato di Scotti, io sono uno che dico le cose che penso. Io dico sinceramente, poi la chiudiamo qui. Cioè, Rimini ha 3 attaccanti, Ambrosini, Traini Bonaventura. E Bonaventura. Ho forti dubbi che questi 3 il prossimo anno rimangano in C. Quindi ti diamo solo Allotti, almeno questo me lo confermi. Allotti sì, per la giovanità che ha. Dopo il Pro in C troviamo altre difese. Però guarda adesso ti faccio divertire. Guarda come ride Scotti. Però adesso ti faccio divertire Renzo, perché c'è una domanda più difficile della tua rivolta a Massimo. Vai Papini dalla regia.
abbiamo parlato di nazionale, il prossimo allenatore della nazionale devi fare una scelta secca, non puoi scegliere tutte e due, non la potenza, quindi Ancelotti o Mancini. Conte ha già detto che uno dei due l'ho conosciuto, però preferisco Ancelotti. Quindi Ancelotti, butti giù dalla torre Mancini. Renzo, tu per curiosità, Ancelotti o Mancini? Io direi sempre Ancelotti, anch'io. Francesco? Ancelotti. Giacomo, non te lo chiedo neanche, sei milanista come me, quindi in questo momento, vabbè, lasciamo perdere. Cosa abbiamo, mia cara, qui in programma adesso? Ora abbiamo, vedremo il prossimo avversario del nostro Rimini. La? San Giovannese. Bravo, stai imparando. Servizio. Che squadra che ti ha fregato. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. La San Giovannese è una delle due squadre assieme al Limolese ad aver dato un dispiacere a Rimini in questa stagione. I toscani all'andata, col minimo sforzo, conquistarono i tre punti tanto a far esclamare all'allora tecnico Muccioli, che salvava la prestazione della squadra alla quale era mancato solo il risultato, anche se di fronte alla domanda di vincere il campionato tergiversò. L'ex di turno si chiama Simone Calori, difensore classe 1980 che partecipò alla famosa distruggiamola qualche anno fa con la maglia dei Rimini, proprio in Serie D. Jukic, ecco qui, rappresentano gli elementi di indiscussa qualità della squadra allenata ad Agostino Iacobelli con un passato nel Real Rimini. Proprio Jukic che qui conducono la classifica capocannonieri della squadra rispettivamente a quota 12 e 6 centri stagione. Dal mercato invernale sono arrivati Di Santo dall'Arezzo e lo svincolato Mazzoli, in uscita Camilli, Bilac, Bucaletti e Siskei. La San Giovannese ha un maggior rendimento interno, 24 i punti conquistati tra le mura amiche contro i 15 in esterna, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. All'andata Jukic a tempo scaduto mise lo sgambetto a Rimini. Chissà se questa volta, come ha corregge Fiorenzuola, la zona Cesarini non porti benefici in casa biancorossa. Questo è quello che arriva proprio a tempo scaduto, un peccato davvero, c'è la possibilità appunto di riprendersi la rivincita domenica prossima, avversario che ha pareggiato domenica scorsa contro il Montevarchi nel derby a reti bianche, un avversario decisamente tosto. Allora Francesco, analizziamo un attimo le ultime due giornate. Con il Forlì sono arrivati un po' di fischi dalla tribuna centrale. Ti hanno fatto male quei fischi? No. Non li hai proprio calcolati, tifosi? Senti, cosa ti ha dato Rimini in questi anni come città, a te come uomo? Mi ha dato tutto. Mi ha dato importanza, mi ha dato affetto. Non è un caso che comunque sia mi sono fermato qui a vivere. E prima guardavi il gioco della torre, dopo l'esperienza avuta in precedenza che appunto ti ha portato ad allontanarti dalla causa biancorossa, cosa ti ha fatto appunto far rientrare sulla tua decisione e rientrare a tutti gli effetti a Rimini? Proprio l'amore che nutre per te la gente, qualcosa in più che c'è stato, un aneddoto che ci vuoi raccontare? No, a parte che io non sarei mai andato via da Rimini. Mi ricordo le dichiarazioni. Lì vorrei far chiarezza, lì io praticamente già avevo firmato per Rimini, perché con la società avevo detto rimango in Serie D e non mi interessa la categoria. Lì c'è stata la decisione di Pastore e Campilongo, purtroppo, praticamente su una cosa già fatta, è lì che io mi sono arrabbiato, perché comunque sia era una decisione presa dalla società, dal presidente, e loro l'hanno ribaltata così. Sì, non è uscita, diciamo, nel migliore dei modi. Mi ricordo anche il tuo sfogo su Facebook, giusto, secondo me. Prego Renzo, so che volevi fare anche tu una domanda. Io una domanda all'amico Scotti, una domanda, diciamo, di tante domande, forse la più cattiva. Ecco. Però devi essere un po' cattivo, però voglio, troppo buono. Voglio la tua sincerità. Avresti fatto la riserva a un under? No. Basta. La risposta c'è. Domanda che io ti ho chiesto così, che me lo sentivo di dirtela, e ammiro la tua sincerità. Il Rimini quest'anno
Se l'avrebbe vinto comunque con Under, tu non avresti accettato il quale numero 12. No. Beh, almeno la sincerità di Scott. Il prossimo anno rimane a Rimini solo se titolare o anche per fare la panchina? No, no, la panchina non la faccio. Giustamente. Io, allora, questa domanda che io mi sentivo di dirle. Sì, abbiamo capito. È un amico, è un amico. Al momento. Ho dato anche una bellino. Ti ha battezzato stasera. Ha fatto domande che io mi sentivo di dirle e lui è stato onesto a risponderla. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno. Abbiamo un minuto velocemente. Valentina, sì, vai. Lentigione, Aquila, Montevarchi, Sasso Marconi, Castelvetro, San Maurese, Correggese, Villa Biagio, Fiorenzuola, Tutto Cuoio, Mezzolara, Forlì, Pianese, San Giovanese, Rimini, Imolese, Romagna Centro, Collegiano, Sporting Trestina, Vigor, Carpaneto, San Sepolcro. Ebbene, siamo ai saluti finali. Grazie a te Valentina. Grazie mille a te Dani. Buona serata e buonanotte. Grazie al nuovo tifoso del Rimini per la santa protezione di San Francesco Scotti, Giacomo Alpini. Grazie. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie al mister Massimo Zanini. Buonasera e complimenti a Scotti. Grazie al portierone Francesco Scotti. Grazie, grazie per i complimenti. E grazie al nuovo procuratore, dopo di Cappellupo, anche di Francesco Scotti, Renzo Baldissè. Buonasera a tutti, già la società sanno che Scotti la riserva non la fa. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle ore 20:45. Grazie ancora e buonanotte. Buonanotte.